Eccoci, buonasera a tutti dopo il countdown dei Buona gladiatori. Buonasera, Leo, puoi levarti pure il muto, eh? Non lo sentiamo, vediamo se sì, lo scusate, sentiamo. eccoci, eccoci qua. Ultima puntata. Volevamo creare un po' d'attesa con questo countdown. Siamo dei gladiatori. Arrivati all'ultima puntata che devono portare avanti il nome e l'onore di questa trasmissione, di questo gioco soprattutto. Quindi abbiamo deciso di fare un'ultima puntata un po' sopra le righe, diversa rispetto alle altre, che cerca quindi di affrontare due temi fondamentali per il nostro gioco. Da una parte avremo Bruno e Alfredo, con cui parleremo dei giovani, degli under, di tutto il mondo legato alla passione dei giovani e al subbuteo, chiaramente in relazione. E poi la seconda parte, scherzeremo un po', ci stuzzicheremo un po', sarà un dibattito acceso, un tema caldo, sempre presente nei dibattiti, anche da bar, se vogliamo, il perenne, l'eterno confronto tra le due discipline che compongono il nostro gioco, ossia subbuteo tradizionale e calcio da tavolo. E chi se non Carmine Napolitano e Pierluigi Bugnoretti a rappresentare le due fazioni, chiamiamole così, quindi ci divertiremo, insomma. Avremo poi anche un intermezzo tra le due, diciamo, sessioni, chiamiamole così, in cui vi trasmetteremo la goal parade. Avete votato in settimana i gol più belli che abbiamo trasmesso e quindi stileremo attraverso un video di circa 5 minuti una classifica finale, quindi avremo modo anche poi di commentarla e di vedere soprattutto queste grandissime giocate. Vedo Allora, io ma le brotta che è carica. sì, Vedo che Diletta carichissima, è sta l'ultima anche per lui. puntata. È l'ultima, ma ciò non significa che vi lasceremo soli. Tenete a mente questa cosa. Tenete a mente questa cosa, non vi lasceremo soli. Ora, Assolutamente, e questo mai. siamo sempre presenti. Allora, ragazzi, facciamo entrare i nostri ospiti, direi. Sì, Dai, direi allora, che possiamo andiamo. anche presentare un po', se magari Certo. qualcuno non li conoscesse, anche Allora, se non li dovessero conoscere è un grave errore, può una loro essere mania. una mancanza, ma siamo qui apposta per farveli conoscere e per portare la loro conoscenza a La tutti. loro esperienza. Allora, inizio da quello che è geograficamente più vicino a me, poiché Vabbè. appunto è napoletano come me. Anche lui non sarà entusiasta dei risultati, diciamo, del calcio meno importante, quello reale, si concentra molto in più quello da tavolo. Perché è con noi? Perché ci porta la sua sapienza? È il selezionatore CT di tutte le categorie giovanili, nonché della femminile, da un numero di anni che probabilmente non conosco, perché da quando io ho iniziato a giocare a subbuteo, lui è il selezionatore. Lo faremo raccontare, Andrea. Faremo raccontare, non vediamo l'ora di sentir parlare lui, quindi titoli mondiali che non si contano, qualunque tipo di record infranto. Abbiamo qui con noi, e lo annuncio con grande onore, Alfredo Palmieri. Buonasera a tutti. Buonasera. Ciao Alfredo, Ciao buonasera. Tutto ragazzi, come va? Tutto bene. bene, Tutto un piacere vederti. Abbronzato Salute. pure. Visto che non posso andare più in palestra per ovvie ragioni, sto andando in bici. La sera mi Ah. faccio una trentina di chilometri in bici e il sole da queste parti picchia. Si vede, infatti. Va bene. Allora, insieme a Grazie lui. per la presentazione da arrossire, Andrea. Ecco, È quello perciò sta abbronzato. Allora, l'altro ospite, quelli che sono nel movimento da poco magari non lo conoscono, ma hanno visto i risultati del suo lavoro. Non vi nego che quando abbiamo fatto le prove tecniche qualche giorno fa,
vedete, ho avuto emozione nel rivederlo ed è un grandissimo onore riaverlo con noi questa sera. Uno degli artefici del modello under di Pierce 14, oggi Casale, da qualche anno ha abbandonato la scena subbuteistica, ma ci auguriamo torni presto e questa sera magari proveremo a strappare una promessa da parte tua. Signore e signori, è un onore avere con noi Bruno Balbo. Grazie, ciao a tutti, buona serata. Ciao ragazzi, è un piacere mio vedervi. Anche ciao Alfredo. Da quanti anni Bruno non presenzia di un torneo ormai? Io, l'ultima mia apparizione è San Benedetto ai Mondiali del 2015. Ecco. 5 anni, via. Io mi ricordo. C'è il mio capitano sopra di me, praticamente. Eh sì, era il mio coach Bruno. Allora, ragazzi, mi arrivano tanti saluti per incominciare. Luca Bisio, Riccardo Marinucci, Francesco Mattiangeli, Maurizio Lepri, insomma, vi giro tutti questi saluti. E Andrea, stavi dicendo per iniziare, scusa se ti ho interrotto. No, volevo dire semplicemente che la scelta degli ospiti e comunque il fatto di avere loro è mirata in un certo modo, nel senso che secondo me, se io avessi la possibilità di deciderlo, un qualunque ragazzo che vuole iniziare a giocare, lo farei stare con Bruno. E poi una volta che hai imparato determinate cose lo passi ad Alfredo. Cioè, esatto. È proprio il percorso ideale che un ragazzo dovrebbe fare. Sono d'accordo, quindi proprio sì. Per questo ragionamento che parlo dobbiamo convincere qualcuno però. No. E proprio per questo ragionamento che hai fatto Andrea, io partirei da Bruno che è un po', se vogliamo lo vogliamo rinominare l'educatore dei giovani, il vero coach, forse uno dei pochi veri coach all'interno del subbuteo. Quindi Bruno, te devi essere una scatola che dobbiamo scoprire e ci devi tirar fuori da questa scatola, ci devi tirar fuori la magia, cioè bisogna capire se il modello Casale può essere replicabile in tutta Italia. Questo è il sogno di tutti. E come si può fare? Dacci la soluzione, dai. Ma guarda, innanzitutto io ci terrei a sottolineare il fatto che la nostra forza nel periodo in cui c'ero anch'io era il gioco di squadra. Io sono onorato di essere vostro ospite questa sera, però a onor del vero devo dire che qua lo sapete bene anche voi, Deus in macchina, colui che aveva creato il Pierce 14, lo dice il nome stesso, era Pier Celeste Zambello. Io avevo abbracciato molto volentieri la sua idea e abbiamo praticamente portato avanti questa filosofia, questa nostra maniera di vedere le cose un po' diversa, diciamo così, da quello sviluppato in altre parti d'Italia. Noi avevamo il grosso vantaggio rispetto ad altri club. Noi non siamo stati giocatori di subbuteo, siamo ritornati a un'età ormai avanzata, siamo entrati nei veterani, nella vita non si può improvvisare niente, soprattutto nelle cose tecniche, nei giochi, nello sport. Di conseguenza, dopo aver partecipato a qualche torneo, aver giocato un po', ci siamo resi conto che comunque forse potevamo spostare la nostra attenzione sui ragazzi che nel frattempo si stavano incuriosendo quello che stavamo facendo, almeno qui nella nostra zona. Abbiamo avuto esperienze in alcuni tornei in cui venivamo con i primi ragazzi che ci seguivano e io per prima mi sono reso conto che facendo io il torneo, giocando io il torneo e nel contempo dover dare indicazioni e seguire i ragazzi, la cosa non era semplice, perché magari venivi da una partita vinta, una partita persa dove c'era un po' di tensione, di conseguenza veniva un po' difficile trasmettere calma e dare consigli ai ragazzi. Di conseguenza l'idea, secondo me, centrata per quanto ci riguardava, era quella di non giocare più e di concentrarci completamente sul discorso dei ragazzi. Prima di parlare del mondo legato al gioco, quindi a quando sostanzialmente avete già fatto il primo step, ossia quello di portare i giovani nei tornei, però io farei un passo indietro per capire
come attirate, avete attirato i giovani e come li avete educati? Quando ci siamo riavvicinati al Subbuteo, alla soglia dei quasi 40 anni, la cosa che ci eravamo detti io e Pierce era stata, considerando la bellezza del gioco, che rispetto alle PlayStation, oggi siamo andati ancora più avanti, avevano sicuramente un valore educativo e didattico anche decisamente superiore, perché non c'era solo diciamo così, l'applicazione matematica del gioco, ma il Subbuteo è molto di più, c'è anche fantasia, strategia, e quella ce la devi mettere tu molto di più che in un gioco elettronico. Di conseguenza ci siamo detti, ma è impossibile che i ragazzi di oggi che attualmente non conoscono questo gioco non possano appassionarsi a una cosa del genere. Saranno anche cambiati i tempi, però secondo noi se dovessero conoscere sicuramente il giudizio non potrebbe che essere positivo. E così abbiamo cominciato prima ad Altavilla Monferrato, il paese dove abitava lui con i suoi figli, all'oratorio, a cercare di coinvolgere i ragazzi del paese, e effettivamente è stato subito un discreto successo. Durante l'estate, adesso non ricordo più neanche in quale anno, in pochissimo tempo abbiamo attirato una decina di ragazzi che, considerando le dimensioni del paese, era comunque un risultato notevole. E con questo abbiamo cominciato a fare vedere il gioco, a cominciare a spiegare un po' di cose. E comunque ti dico che alla fine dell'estate la cosa è stata un po' deludente, perché tutto l'entusiasmo che si era manifestato nei mesi estivi, con l'inizio della scuola e la ripresa di altre attività, è andato un po' a scemare. Però sicuramente non la nostra tenacia di continuare nel nostro intento. Ci siamo spostati a Casale, all'oratorio di Casale. C'è stata l'idea anche di coinvolgere le scuole. Abbiamo avuto in questo un grossissimo aiuto della maestra Marina Allara, che sicuramente conoscete in molti, che ha cominciato a farci da sponsor anche la scuola elementare dove lei insegnava, facendo una specie di doposcuola. Nel frattempo Pier Celeste aveva pensato a un gioco molto simile al Subbuteo, ma con materiali di recupero. E da lì il giro, l'oratorio, la scuola, il giro ha cominciato ad allargarsi, a coinvolgere ragazzi, e forse in questa prima infornata era arrivato un certo Colangelo Luca, che qualcuno di voi forse conosce. Colangelo Luca, che alle prime partite da me prendeva le gran scoppole, e quindi tutto detto, e da lì in questo momento praticamente è nata la nostra scuola, diciamo così. Bruno, vuoi chiedere ad Alfredo, passiamo un attimo ad Alfredo. Certo. Secondo te, Alfredo, il modello, e lo chiedo anche a te Bruno, però in seconda battuta, il modello PSC Casale è replicabile in tutta Italia? E se sì, con che modalità, cosa serve, cosa manca? Ma allora, non credo che sia possibile in tutta Italia. Allora, ti inizio a raccontare la mia esperienza. Io anche quest'anno, fin quando è stato possibile, sto lavorando in una scuola media, ci sono i professori di educazione fisica che mi cedono parte delle loro ore, ho portato dei tavoli in una zona, Andrea che la conosce, di Monte Ruscello, quindi insomma abbastanza, diciamo, non è una zona VIP, dove insomma provi a recuperare ragazzi. Però a differenza di quello che ha vissuto Bruno, noi abbiamo degli ostacoli, dei grossi ostacoli istituzionali, degli ostacoli da parte delle strutture, dobbiamo rubare minuti, rubare ore, non abbiamo oratori, la nostra non è una zona di oratori, quindi insomma devi andarli proprio a raccattare i ragazzi, a provare a farli stare con te. Ci si prova comunque, però è un po' più complicato. Quanto tempo vi spendete per stare appresso ai ragazzi? Sia Bruno che Alfredo. Io, fin quando il coronavirus non chiudesse dalle scuole, dedicavo 4 ore a settimana alla scuola media, praticamente. E che posso garantire che è veramente impegnativo, se per fortuna lavori anche. Certo. Però se vedi che ci sono dei ragazzi che ti
iniziano a seguire, anche se hanno appena iniziato a giocare e cercano di carpire qualcosa, di avere quella competitività senza sopraffare gli altri, poi ti viene la voglia di donare te stesso quel po' di sapienza che hai, quella poca, un po' di capacità tecnico-tattica, però Bruno lo sa bene, è veramente dura. Bruno, a te quanto tempo portava via? Diciamo, io parlo appunto di quello che succedeva allora, diciamo che ci dividevamo un po' i compiti con Pierce e tra una volta che l'attività poi era avviata avevamo i primi ragazzi che cominciavano a giochicchiare e tra gli allenamenti all'oratorio che facevamo un paio di volte alla settimana e gli impegni scolastici nel doposcuola in cui all'inizio ci andava lui, qualche volta sono andato anch'io con l'aiuto della maestra Marina, sicuramente le ore erano anche di più di quelle che ha detto Alfredo durante la settimana. E tenete conto anche che quando poi i ragazzi sono almeno quelli della prima, diciamo così, covata, il vario Luca Zambello, il Simone, sono diventati un po' più grandi, loro stessi facevano l'Ollo Gaia, loro stessi facevano da insegnanti, quindi le ore che impiegavamo erano sicuramente parecchie durante la settimana. Non disegnavamo anche di farci conoscere qui a Casale, ad esempio nel mese di marzo c'è una fiera espositiva commerciale abbastanza famosa per il territorio, noi avevamo tutti gli anni mettevamo lo stand, quindi praticamente nel periodo dei 15-20 giorni di questa fiera, durante tutto l'arco dell'apertura giornaliera, diciamo così, dal tardo pomeriggio fino a mezzanotte, c'era sempre qualcuno con un campo perlomeno per fare provare le persone che passavano, soprattutto i ragazzi che erano quelli che interessavano più a noi per il nostro scopo. La mia curiosità è, non so se ne hanno anche altri Leonardo e Andrea, scusate, una situazione, però mi vengono proprio spontanee, cioè il primo approccio con il ragazzo, cioè una volta mi immagino voi alla fiera no, oppure alle scuole, vedete che magari sa tirare, magari all'inizio tira con la schicca e gli dovete dire no, si tira in punta di dito, posizionate la mano, cioè la gestione del primo approccio. Allora, guarda, posso dirti questo, quando un ragazzo, soprattutto le nuove leve, adesso secondo me è anche peggio, ma una decina d'anni fa, arrivavano e vedevano questo campo, con gli omini tutti colorati, la prima impressione era quella di meraviglia, che bella questo gioco, non lo conoscevo, voglio giocare, vedevano magari giocare a te qualcuno che aveva un po' di dimestichezza e subito l'istinto era quello di dire mi piace, è bellissimo, sono capace anch'io. Come mettevano la mano sul panno e provavano a fare qualche tocco e si rendevano immediatamente conto che la cosa non era così semplice come si erano immaginati e lì la cultura della PlayStation veniva fuori nel senso di dire non sono capace, non fa per me ed è lì il momento in cui tu invece devi cercare di insistere, fargli capire che passato il primo approccio, se riesci a fare quelle due o tre cose elementari per cominciare a giocare, lì comincia il divertimento e da quel momento lì poi sfondi una porta aperta, perché nel momento in cui il ragazzino comincia a divertirsi a fare una cosa poi non devi più aggiungere qualcosa a questa cosa, Alfredo, come primo approccio. Sì, allora, siccome io mi ritrovo delle classi intere, 25-20 ragazzi insieme, il primo approccio è quello che ha detto Bruno, tutti pensano di saperlo già fare, prendere un pomino in mano, lo vogliono spingere, quelle cose che fanno intere ragazzi. Dovrebbe tenerli buoni e far capire loro di cosa stiamo parlando, distribuiti tra i vari campi, ci mettevo due omini e una pallina e iniziavo a farli palleggiare per farli acquisire un minimo di delicatezza e ti rendevi conto che appena iniziavano a farlo minimamente bene si iniziavano ad appassionare. Ok, quindi specifici se vogliamo, quindi due tocchi con i due giocatori. Due tocchi, poi appena iniziavano ad avere un minimo di dimestichezza,
provava a farli agganciare da una decina di centimetri. Poi insomma l'ora di educazione fisica va via veloce qua, ci sono tanti certo. ragazzi. Ma la cosa bella poi è che mi raccontavano la stessa educazione fisica, che dal giorno successivo chiedevano: ma quando è che proprio lo stesso, perché no, non è che potete donare anche l'altra ora al subuto? E questo è poi insomma, abbastanza gratificante. A tal proposito, vorrei chiedere prima ad Alfredo e poi anche a Bruno, secondo voi qual è l'età giusta per iniziare a giocare per un ragazzino, per diciamo essere cosciente del gioco e riuscire ad apprezzarlo un minimo, magari uno è troppo piccolo, non riesce. E soprattutto, oltre a questo, secondo voi qual è il mezzo migliore per far conoscere il gioco? Cioè, secondo voi bisogna cavalcare la linea delle scuole oppure quella delle, diciamo, delle fiere come fa Bolognino al Comicon, o ancora l'eventualità di invadere i canali dove i giovani vi sono, quindi Twitch e YouTube con partite di subbuteo? Secondo voi qual è il modo migliore? Prima Alfredo. Allora, secondo me la linea social è importantissima, nel senso che è molto attrattiva dai ragazzi che iniziano a conoscerlo nell'ambiente social. Però credo che avere a disposizione i ragazzi, campi che in qualche modo ci sono venuti e ci devono restare, riesci a fargli comprendere qualcosa. È importante anche la fiera, però ci ritroviamo davanti a un passaggio e non sai poi realmente che interesse si possa avere. Invece in una scuola, e tornando al fatto dell'età, secondo me l'età per iniziare è dalla quinta elementare in poi, salvo casi eccezionali che ti ritrovi qualche ragazzino veramente totale. L'età in pratica in cui arrivano al campo prima viene un po' di... che poi anche come soglia di attenzione per poter fare le cose, penso che la quinta elementare sia il giusto equilibrio tra, diciamo così, il bambino che ha voglia di imparare una cosa e a cominciare ad avere una testa che ti permette di seguirla, cosa che prima assolutamente è troppo dispersiva. Magari in terza e quarta elementare trovano subito bellissimo il gioco, cominciano a fare due tiri, però poi dopo due secondi sono attratti da qualcos'altro. Invece dalla quinta elementare si comincia già ad avere un'inquadratura leggermente diversa, quindi si può... L'ideale sono le scuole medie. Io quello che volevo chiedere, si dice sempre che questo gioco è dei videogiochi, della PlayStation, perché usiamo più componenti, si usa la mente molto di più, però quello è più facile, no? Si gioca subito, devi imparare, se ne parlo tutti. Come si fa a far capire a un ragazzino che questo è meglio, o comunque questo, c'è anche questo, non c'è solo la PlayStation? Io Bruno, poi Alfredo. Facendoli giocare. Nel momento in cui giochi e li fai appassionare al gioco, e soprattutto riesci a fare capire loro che poi quello che troveranno nella vita di tutti i giorni, non solo da adulti, già a cominciare dai ragazzi, non è un qualcosa che quando le cose non funzionano schiacci reset e ricominci, ma devi comunque insistere su quello che stai facendo, anche se le cose non vanno come pensavi tu. E se riesci a fare comprendere questa cosa, pur nel divertimento, secondo me, lì scatta veramente il... diciamo così, la molla, il flash che permette al ragazzino di appassionarsi a questo gioco, che sicuramente io non trovo comunque molto diverso dai videogiochi, proprio perché ti permette e sei costretto a praticarlo in mezzo alla gente e non da casa, ti dà la possibilità di conoscere persone che altrimenti, soprattutto nella vita di oggi che è molto individualista, non avresti più la possibilità di conoscere, come è successo voi, come è successo noi. Oggi purtroppo non è colpa dei ragazzini, è proprio colpa dell'evoluzione della società che porta a essere sempre più isolati, perché la vita oggi va così. Però riuscire a ritagliare ancora questo spazio, il calcio da tavolo, il subbuteo in generale, potrebbe essere un formidabile deterrente per molte, molte cose. Questo è quello che abbiamo cercato di insegnare noi, e mi pare che con
almeno tre generazioni di ragazzini ci siamo riusciti, pur nel piccolo della nostra realtà, che da una parte poteva essere uno svantaggio, ma mi rendo conto anche sentendo parlare Alfredo, sentendo parlare Stefano Tagliaferri, eccetera, la città piccola può avere il suo vantaggio, perché è decisamente molto meno dispersiva di una metropoli, quindi sì, assolutamente, più facile trovare l'oratorio dove ritrovarti, avere dei punti di riferimento, più facile che i genitori ti possano far andare a 200 metri da casa piuttosto che in una grande città dove già devi spostarti con mezzi pubblici. Sì, sì, assolutamente. Ha perfettamente ragione quello che dice Bruno. Io voglio però aggiungere una cosa che l'ho notata in questi anni che ho fatto queste cose a scuola. Sai che poi confrontandomi con le altre materie è venuto fuori che i ragazzi che avevano delle chiare capacità nel gioco del studio, poi alla fine erano quelli che andavano meglio a scuola, avevano più capacità di concentrazione. In provincia succede diverso. Lo so, perché i ragazzi, tra virgolette, di strada delle grandi città, nelle grandi città, hanno la mente proiettata alla fuga a 360 gradi, nel senso che vogliono scappare. Quindi per scappare vogliono andare a giocare a calcio, per scappare vogliono fare tante altre cose, e non vivendo in un ambiente circoscritto è complicato. Sì, assolutamente. Ora io mi sposterei, diciamo, a livello successivo. Parliamo di quello a cui, diciamo, siete anche abituati, ovvero di avere a che fare con degli under che però sono già giocatori, ok? È proprio questa domanda. Ti fermo un attimo perché volevo soffermarmi su un altro punto che è emerso anche nei nostri commenti. Vai. Quindi per fare, diciamo, all'esperienza agonistica, chiamiamola così, volevo chiedere a Alfredo, tecnicamente, quando iniziate a parlare di regolamento, ragazzi? Perché ad esempio Dario ci parla, ci dice anche il regolamento va spiegato bene ai ragazzi perché altrettanto è importante a suo parere. Anche Stefano dice se semplificarlo o no. Stefano pure dice che i ragazzi alle prime armi va semplificato, almeno lui e un compagno di squadra fanno così. Tema regolamento, quando parlarne, come parlarne con i ragazzi, se semplificarlo, come vi approcciate? Allora, le linee guida essenziali vanno specificate subito, però senza andare troppo nella difficoltà tecnica, mi spiego praticamente. Far capire da subito ai ragazzi che non debbono con la mano buttare via le altre miniature nel mentre gioca, da subito avere la sensibilità con la mano di capire quello che si sta facendo. Però non arrivare mai al punto che mentre sta facendo una cosa anche leggermente più difficile fa un leggero fallo, lo ferma e non lo fa giocare dicendogli che è fallo, comincia a non fargli capire più niente. Quindi semplificarlo, secondo me, ha la sua importanza. Sì, anche noi, diciamo così, quando si passava alla prima fase, quella del gioco, delle partitine, il regolamento non era... diciamo così, osservato la lettera, più che altro veniva semplificato, ma in alcune linee, tipo non c'era il fuorigioco, non si poteva usare il portierino, perché purtroppo il bambino, il ragazzino tende a voler cercare sempre la scappatoia. Io ricordo, faceva un po' ridere, nelle prime partitine si cercava sempre di costringere l'avversario a mettere il portierino in campo in maniera tale da ottenere il fallo 2 in area. Quindi nelle nostre partite non c'era il portierino, così si risolveva il problema. Non c'era il fuorigioco, però, come dice giustamente Alfredo, il gioco non andava stravolto, perché non ci sembrava corretto iniziare un gioco con regole, diciamo così, che poi sono molto diverse da quelle che poi si applicano nelle partite reali. Di conseguenza era solo una leggera semplificazione, anche perché poi la capacità apprenditiva dei ragazzini è comunque notevole, ci mettono poco a memorizzare, diciamo così, il regolamento. Diventa poi una cosa naturale. Questa cosa che hai detto, Bruno, di
che le parti di appunto sono una fase successiva, poiché c'è la prima fase proprio di farli appassionare, poi successivamente su cosa vi concentrate, poi lo chiedo anche ad Alfredo, cioè voi fate degli allenamenti specifici o semplicemente li fate partire da metà campo con due giocatori, qualche tiro, cioè avete diciamo un programma tra virgolette magari non così strutturato? Guarda, noi che appunto abbiamo veramente iniziato da zero, non avevamo proprio l'esperienza, avevamo esperienza in altri settori che abbiamo portato nel calcio tavolo, però diciamo nello specifico non avevamo questa grossa capacità e neanche la pretesa di diventare subito degli insegnanti tecnici. Tant'è vero che abbiamo iniziato a girare per tornei studiando prima di tutto coloro che rispetto a noi avevano esperienze decisamente superiori. Quindi io ricordo di aver spiato la prima primavera di De Francesco con il Manganello, il De Francesco, Nivo Cazzi, gli Eagles con Palmieri, Belotti, si chiama Belotti, non mi ricordo, e la sorella, e altre realtà che in quel momento erano decisamente più avanti della nostra. C'era la Spezia di Conti con Federico Solari e altri ragazzi promettentissimi. E noi andavamo per i tornei per cercare di capire, di confrontarci, di vedere come si muovevano loro per poter tradurre poi all'interno dei nostri allenamenti quello che vedevamo. E abbiamo poi messo del nostro, io ad esempio venivo dal calcio, secondo me molte similitudini ci sono, di conseguenza alcune cose che puoi fare nel campo grande correndo le puoi tradurre facendo le debite proporzioni nel campo piccolo. Quindi sicuramente per iniziare non iniziavamo gli allenamenti costringendoli ai tocchi, ai controlli, perché la prima cosa che al ragazzino piace è quella di tirare in porta per fare gol. Quindi gli lasciavamo sicuramente sfogare, provare tiri, eccetera. Lo step successivo è poi esattamente quello che ha detto Alfredo, i controlli a due giocatori, la partita comunque era ancora là da venire, veniva poi in un terzo tempo, e le prime partite che si giocavano erano quelle in cui ci confrontavamo io e Pierce con i ragazzi, facevi la partita didattica allo specchio e praticamente a ogni tocco, ogni azione spiegavi cosa poteva essere migliorato e cosa non andava bene nell'impostazione del gioco, e abbiamo iniziato così praticamente. È questo che dice Bruno, è un equilibrio delicato, nel senso che la didattica per i ragazzi è importante perché li avvia nella maniera giusta, però non la devi forzare perché altrimenti i ragazzi si scocciano. Quindi esatto. Il mio modo di vedere, almeno come mi sono mosso io e mi muovo tuttora, ogni momento della lezione con un minimo di allenamento da subito, anche perché i ragazzi altrimenti arrivano, sono tutti infervorati, vogliono già fare pazienza. Però dopo un breve periodo che li fai allenare, poi devi comunque farli giocare, devi cercare di far fare tutte le partite così. Posso interromperti un secondo? Anche la fase didattica, però, essendo i ragazzi portati all'agonismo, alla voglia di superarsi l'un con l'altro, cercavamo sempre di trovare la maniera di trasformare anche il singolo esercizio in un qualcosa in cui il ragazzo era stimolato a farlo meglio nell'altro per avere un bonus, un qualcosa, così diventava anche meno noioso, diciamo così, anche la fase di diciamo così, dell'allenamento tecnico. No, perfetto, è giusto così. Io che altro faccio? Quando inizio a fargli fare le partite, comunque anche la partita ha un agonismo relativo, nel senso che quando vedo che un ragazzo sbaglia un tocco, lo faccio tornare indietro e glielo faccio rifare, e vale per entrambi. Al limite, se gioco con un ragazzo più forte, giusto per mettere un po' di pepe, lo faccio fare solo a quello che è meno forte, ma giusto per fargli insomma capire che deve essere pari il livello di gioco.
se fai così, secondo me, il ragazzo anche meno dotato si sente meno frustrato se non ha la capacità di un altro ragazzo. E l'aspetto psicologico, io con Bruno, tempi ormai passati, di questo ne abbiamo parlato spesso, se curi la testa dei ragazzi ottieni dei risultati veramente incredibili. Voi lo sapete di cui sto parlando. E soprattutto questo rimane un gioco individuale pur calato nella squadra, quindi ognuno ha le sue caratteristiche e devi cercare di lasciare ognuno libero di dare il meglio di sé secondo le proprie caratteristiche, le proprie possibilità, non impostare un discorso generale che vale per tutti quelli all'interno dello stesso club, perché altrimenti non si va da nessuna parte. Quello che è sacrosanto, che è un gioco individuale anche se si fa di squadra, è la ragione perché è veramente complicato creare una squadra nel vero senso della parola. E ti dirò di più, il signor Bruno è la persona con la quale ho lavorato un po' di tempo, è la persona che è riuscita ci siamo intesi sempre senza parlarci. Ci bastava guardarci, e c'è una ragione per tutto questo, perché lui come me in questo gioco ci ha messo le esperienze del passato sono il calcio, sono gli altri sport di squadra, che possono sembrare diversi, ma nell'accomunare gli altri, nel fare spogliatoio, è la stessa cosa. Assolutamente. Non voglio da sportalizzare, è poco da fare, è quello di sfruttare. Io ai ragazzi ho sempre detto che nell'ambito del calcio ho giocato in squadre anche molto forti, con molti talenti, però non c'era gruppo e abbiamo vinto, abbiamo raccolto decisamente molto meno di altre situazioni in cui eravamo decisamente inferiori tecnicamente alle squadre precedenti, ma eravamo uniti, eravamo gruppo e in quel caso abbiamo vinto. Quindi e ognuno doveva comunque in situazioni del genere, quando c'è gruppo, ognuno esalta le proprie caratteristiche, le proprie qualità e le mette a servizio del gruppo ed è lì quando vinci. A proposito di calcio, c'è Dario che ci aveva scritto: i ragazzi si trovano nelle scuole calcio, quindi implicitamente lui suggerisce di lavorare a contatto con le scuole calcio. Voi l'avete mai fatto? Non te lo permetteranno mai. Le scuole calcio non te lo permetteranno mai. Le scuole calcio. Questo sta lavorando su quello, quindi magari ha trovato una situazione particolare. Lo spero per lui. Ma lo spero. Ma perché è lui stesso, se non erro, è Dario stesso che ha la scuola calcio. Sì. Se non sbaglio, è lui stesso che ha la scuola calcio e all'interno della sua scuola calcio ha portato anche il suo. E perché non te lo permettono? Aspetta. Perché nel calcio, specialmente nelle scuolette di calcio, sono così presuntuosi che se gli vai a proporre qualcosa ti rispondono vai via che qua abbiamo da fare cose serie, secondo loro. Ma lo dici per esperienza? Cioè ci hai provato? Sì. Per loro la scuola calcio che non fa manco il torneo interprovinciale di 28esima categoria, stanno giocando a calcio e quindi puoi fare così sui pazzetti. A te Bruno è mai capitato una cosa del genere? No, noi non abbiamo avuto esperienze con ambiti diversi che non fossero la scuola e gli oratori. Noi non abbiamo, anche perché nel periodo in cui c'ero io, in cui abbiamo sviluppato il discorso casale, l'ambito delle scuole calcio era talmente distante da noi che era abbastanza improponibile averci a che fare, quindi, proprio per come erano strutturate. Poi negli ultimi 7-8 anni sono cambiate notevolmente rispetto al mio periodo e figuriamoci ancora rispetto ai periodi precedenti. Quindi io effettivamente sono stato un pulcino, io, quindi pure io ho fatto scuola calcio da ragazzo. Io mi ricordo che te andavi al circolo, al campo, a calcio, poi te ne tornavi via, non c'erano momenti ricreativi, forse solo nei centri estivi organizzati durante la pausa, diciamo, delle scuole, però non mi vengono in mente scuole calcio, non so se esistono dei momenti aggregativi che possono colmare
desiderare il Subbuti, però magari mi sbaglio, forse anche per questo è difficile entrare su queste realtà, capito? Certo, infatti quando si parlava di oratorio prima, la nostra esperienza diciamo così ha raccolto buoni frutti per alcuni anni proprio nell'ambito del centro estivo, dei centri estivi che tra l'altro in quel periodo 7-8 anni fa, 10 anni fa, diciamo così, convogliavano un numero di ragazzi decisamente superiore anche a quello che mi pare di capire ci sia oggi. Quindi se noi valutavamo se riusciamo a coinvolgere 7-8 ragazzi in maniera costante durante i centri estivi a venire a giocare, a provare, ad allenarsi, se poi quando arriviamo all'inverno, nel momento in cui veramente si continua l'attività, di questi 7-8 siamo riusciti a mantenerne 2 o 3, noi abbiamo fatto il nostro, perché se ogni anno riesci ad aggiungere 2 o 3 persone al gruppo nel giro di 4-5 anni hai quello che poi siamo riusciti a fare. Io ricordo che abbiamo avuto dei periodi nel nostro piccolo in cui si riusciva ad andare ai tornei con 12-14 ragazzini, che era veramente un numero secondo me importante. E tra l'altro, appunto, adesso siamo qua io e Alfredo, parliamo della nostra esperienza. Io francamente vorrei anche aggiungere che in quegli anni, soprattutto quando ho iniziato io, il lavoro egregio veniva svolto anche da Guerci col Napoli 2000. E poi ricordi a Chiesa, Bruno, l'hai conosciuto a Cittena? Certo, anche poi Natoli, il gruppo di Messina, di Barcellona, eccetera, erano gruppi già importanti che secondo me non erano molto distanti dalla nostra realtà. Cremona poi in seguito, quindi diciamo che persone che hanno comunque svolto un'attività, magari hanno avuto meno fortuna di noi con i risultati, perché quando ti ritrovi alcuni talenti in casa, come è capitato a noi, eccetera, lì è anche questione di pescare, di essere fortunati, perché comunque non li abbiamo certamente insegnato noi a Luca Colangelo o Luca Zambello essere giocatore di quel livello. Noi possiamo avergli dato qualcosa sotto altri aspetti, ma dal punto di vista tecnico ci erano portati loro. Quindi vabbè, io direi che più che fortuna è statistica, nel senso che erano talmente tanti i ragazzi che avete portato che doveva andare così, cioè non sminuire la cosa, perché secondo me è anche questo, capito? No, però sì, uno vuol dire che se c'è un talento puro che nasce, quello c'è là dentro. Certo, ci mancherebbe altro, però capito, più quando ne hai tanti, che ne trovi uno di quando ne hai tanti, perché quando negli anni su certe cose noi ci abbiamo riso e scherzato sopra, ma veramente in quegli anni se io bendavo Colangelo gli tiravo la pallina e lui la prendeva. Quindi lì non è questione di insegnare le cose alle persone, è l'istinto, come nel calcio è l'istinto del bomber, cioè il centravanti che gli passi la palla a spalle alla porta, questo si gira e la centra sempre. Lì non, queste cose non le insegni, queste cose le hai. Con questi ragazzi puoi lavorare su altri aspetti, perché comunque noi abbiamo passato un periodo in cui erano già giocatori fatti e finiti e si confrontavano già con risultati incredibili anche a livelli open, però non bisognava dimenticare che avevano comunque 16-17 anni e la testa era di un sedicenne. Forse il merito che potevamo avere noi è stato quello di lavorare su quello più che sulle basi tecniche con certi giocatori. Però comunque io per carità posso prendermi dei meriti, così come li aveva anche Pierce, però alcuni ragazzi veramente ci hanno messo tanto del loro. Bene, allora stiamo quasi in chiusura di domanda. Stavi dicendo, Leonardo? No, niente, che stare qua a ore a ascoltare Bruno e Alfredo. Veramente verrebbe una puntata a fiume e non finiremmo più, però abbiamo organizzato la puntata in 2 step, magari avremo modo di nella seconda stagione in qualche modo. Allora, posso fare una domanda sull'aspetto diciamo prettamente agonistico? Vai. La cosa voglio chiedere, diciamo, prima di tutto Alfredo, quando diciamo trovi in nazionale, quello che è la differenza tra l'avere una squadra di under 12, under 15 o under 19, e a questo punto
anche se sei d'accordo con la suddivisione delle categorie che c'è attualmente. Fammi fare un'ultima domanda pure a me, ad Alfredo, se insieme a questa risposta ci aggiungi i ricordi più belli che hai legati alla nazionale. Sì. Allora, per quanto riguarda il modo di approcciarsi con le varie categorie, è sostanzialmente diverso. L'Under 12, Andrea, come tu sai bene, devi essere una molteplicità di cose, devi essere un fratello maggiore, devi essere un custode del loro essere bambini per non stressarli, devi essere capace di stimolarli facendoli divertire, e che secondo me è forse la cosa più difficile a livello agonistico. L'Under 15 probabilmente è la più facile da gestire, perché salvo se non hai a Leonardo in squadra, riesci a gestire abbastanza tranquillo. No, a Leonardo anche da veterano non sarà gestibile, vabbè, un altro discorso questo. L'Under 19 è complicata perché ti ritrovi dentro quei ragazzi che pensano di essere già degli adulti e molto spesso fanno delle sciocchezze, e se non ti accorgi e se non li conosci bene, principalmente non sai quando e come frenarli in campo e fuori dal campo. La femminile fa storia a sé. La femminile fa storia a sé perché è quella che in sé raccoglie più maturità come espressione fine a se stessa, nel senso che a noi maschietti non fa piacere sentirlo, però il grado di maturità che hanno le donne e la capacità di dare tutte se stesse è superiore alla nostra. Questo può piacere. I ricordi a cui sei più legato? Un momento, una partita. Il primo vecchissimo ricordo è quello della prima medaglia d'oro che ha preso una squadra italiana in nazionale. Sto parlando dell'Under 15 del 2007. Ah, bel ricordo. E ti ricordi la selezione da chi era composta? E in quella selezione c'era mio figlio, c'era Mattia Bellotti, c'era Andrea Manganello, che erano lo zoccolo duro della squadra. Bene. E quella che è stata il ricordo ancora più vivo e più adrenalinico in assoluto è la vittoria con la femminile del 2015. Immaginavo. Infatti io volevo ricordare proprio quella, tra l'altro è stato tra virgolette il mio mondiale quello, e l'ho potuto vivere in prima persona, e credo che quella tecnicamente sia stata la vittoria più significativa, perché ottenuta con una squadra sicuramente non che partiva con i favori del pronostico, però Alfredo aveva creato veramente un gruppo granitico che è andata secondo me ben oltre le più rosee speranze. Ma là, in quella circostanza c'è stata una cosa così emblematica che chi l'ha visto e tu l'hai vista, tu l'hai mandato tempo fa, qualche settimana fa, il filmato che faceva vedere Giura Brillantino, che era l'unica che era rimasta in finale dopo che Eleonora Puttitta aveva battuto la Didonè, dopo che le altre avevano raccolto i propri punti, ma bastava che Giulia in quel minuto rimasto prendeva un gol e quella partita si era persa, e la palla ce l'aveva la signora Bella, e lei rimase, aveva 17 anni, ricordo bene, in quel mondiale, Giulia, Bruno, qualcosa di giusto? Forse addirittura 16. Addirittura 16. Se fosse qualcosa in meno, sì. Quella pronta al tiro non se ne fregava niente, aveva deciso che quella partita la doveva vincere, si doveva vincere il mondiale. Guarda, io te ne sto parlando e ancora adesso mi viene freddo addosso. quel minuto con quella sola partita ce lo ricordiamo tutti, è stato un pathos incredibile comunque.
stato fantastico. Non mi è venuto un coccolone quella volta, penso che camperò 100 anni. Infatti ricordo l'esultanza sfrenata, giustissima, delle ragazze, e l'Alfredo al limite dell'infarto, così, immobile. Ma sai, dire, cose di vittorie. Che tu lo stavi accennando prima, là dietro ci fu un progetto che partì un anno prima con le ragazze, ci chiudemmo il ritiro a Roma per 3 giorni, poi ci siamo rivisti, risentiti per mesi interi, e quella cosa che sogni la notte che possa succedere e poi si avvera realmente, di queste sono quelle esperienze che ringrazierò il Subbuteo per tutta la vita. Bene. Squilla qualche telefono? Almeno un messaggio. Alfredo, Bruno, il tuo ricordo più bello? Chiudiamo col tuo ricordo più bello. E poi... Guarda, allora, innanzitutto volevo farvi vedere la maglia che ho messo questa sera, che è un graditissimo regalo che mi ha fatto i ragazzi a Natale, e l'ho voluto mettere in onore loro. E il mio ricordo più bello comunque è aver vissuto questi anni con il mio gruppo, quindi non vorrei ricordare una vittoria in particolare, ma giusto per la trasmissione voglio solo farvi vedere la maglia che ho alle spalle. Purtroppo per Michael un ricordo meno positivo, però questa è la maglia che mi ha regalato Colangelo quando ha vinto il mondiale di Palermo. Lui è partito da casa con la promessa, con l'ordine: tu vai, lo vinci e mi regali la maglia della vittoria. E la maglia è qui dietro. Quella è stata, anche se non c'ero, è stata una soddisfazione immensa, oltre a tutte le altre esperienze vissute con loro. Sono stato una sua vittima, una vittima, sì. Tu sei stato soprattutto in quei 2 anni lì la mia prova coronarica, perché anche la finale interminabile ai piazzati, quanti ne avete tirati? 50 testa. Nel video di Stefano, che penso che sia gol su internet, al sudden death, Stefano che crede sia gol perché sta di spalle il Porticola. Vado, le risate quella partita, però per me che non ero direttamente coinvolto, ma posso immaginare per voi quanto è stata impegnativa a livello di pathos. Assolutamente. Comunque allora, ne è valsa la pena, diciamo. Che tra l'altro ne è valsa la pena, consentitemi di dirlo, vivere soprattutto quel periodo. Alfredo ha vissuto un periodo più ampio rispetto al mio, ma io mi ritengo fortunato perché la generazione di ragazzi che ho avuto modo di vedere dal mio ingresso e la mia uscita, la vostra generazione, le vostre generazioni, vi ho visti piccolini, quasi non arrivare al tavolo, e poi vincere i mondiali under 19, credo di aver visto passare una generazione con un numero di talenti probabilmente non ha eguali nella storia del gioco, soprattutto recente. Quindi è stato bello anche per quello, soprattutto vedere con quello che si sente oggi, si generalizza quando si sente parlare di giovani, vedere questa generazione di ragazzi affrontarsi, diciamo, l'ultimo sangue tra virgolette sui campi, ma sempre con un'educazione e un'amicizia veramente incredibile. E quello, secondo me, è lo spot più bello che si può fare per il calcio da tavolo. E se si vuole inculcare qualche messaggio, se si vuole trasmettere qualcosa, e voi siete stati lo spot migliore possibile per questo tipo di spiegazione. Grazie Bruno, sei un grande. Abbiamo un momento più che emozionale, siamo tutti e 5 con gli occhi lucidi, penso. Grazie Bruno, parole bellissime, parole veramente bellissime. A questo punto la domanda sorge spontanea: tornerai? Falla, faglielo mettere per iscritto, fallo firmare sul touch. Guardate, alla persona che mi ha consegnato fisicamente questa maglia che indosso, io ho detto una cosa precisa che comunque non svelerò questa sera. Se mi avessero detto 15 anni fa che a 50 anni suonati mi sarei messo
a rigiocare a calcio e vivere alcune avventure che ho vissuto in questi 2 o 3 anni mi sarei messo a ridere. E lì ho veramente capito che nella vita non bisogna mai dire no, assolutamente no. Quindi, anche perché comunque quello del calcio a tavolo è un mondo a cui sono comunque legato per ovvi motivi, quindi di domani non c'è certezza. Sicuramente una promessa che ho fatto a tanti di voi, appena ne ho la possibilità verrò sicuramente a qualche manifestazione per salutarvi personalmente, non tramite un video, perché ci tengo veramente tanto. E noi ci teniamo anche noi. Vi ringrazio. Allora ragazzi, a questo punto possiamo non fare altro che ringraziare enormemente di cuore Bruno e Alfredo per essere stati con noi. Io ringrazio voi. Una prima parte particolarmente interessante, emozionante, e speriamo di rivedervi presto e, come detto tu, non soltanto a video. Assolutamente. Grazie ragazzi, veramente è stato un piacere avervi qui con noi questa sera. Piacere totalmente mio. Grazie. Ciao a tutti ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao, ciao. Eccoci, belle facce. Allora. Va e bene. Quindi, abbiamo fatto i seri, mo è il momento di scherzare. Ma prima di scherzare è il momento di lanciare le colparenti. Abbiamo fatto in settimana, abbiamo trasmesso dei video, vi abbiamo chiesto di votare i gol più belli sia della categoria suburio tradizionale che di calcio da tavolo, quindi adesso trasmetteremo in diretta la classifica finale, rivivremo i gol. Andrea, quando sei pronto vado? Posso trasmettere? Dimmi quando posso partire. Vai. I'm
Eccoci, che gol, oh. Che gol che abbiamo visto, mamma mia. Poi se li prendessero tutti, chissà i gol che ci sarebbero. Questi sono belli, questi sono davvero belli. Allora, è il momento di far casino? Sì, è il momento. Allora. Di... vogliamo il trash adesso. Allora, si però comincia... bisogna fare la guerra adesso. Tra virgolette. Sì, sì, sì. Allora, è il momento, vai, presenta... dello scontro, è il momento del confronto. Litigare. Lo scontro senza litigare. Dello scontro con confronto. E chi se non... partiamo dal calcio da tavolo, dai. Calcio da tavolo, conosciuto da tutti come il capitano, uno dei più grandi gestori che si stanno dimostrando, che si sta dimostrando un grandissimo capitano, anche quest'anno che si trova a gestire un super team, cosa tutt'altro che facile. Abbiamo con noi quindi un grandissimo campione di calcio da tavolo, nonché detentore della Coppa Italia di Sub-V tradizionale a squadre. Un saluto e buonasera a lui, a Carmine Napolitano. Eccolo qua. Ciao. Buonasera a tutti. Oh, da... detto... ciao ragazzi. Che hai detto grande capitano, grande gestore. Grande tutto. Ti sei scordato grande giocatore, oh. Non ti hai detto che sei un grande giocatore. Ti sei scordato, ormai è diventato un optional quello, però va bene. Ti ringrazio per la presentazione, più che impeccabile, grazie. Allora, dall'altro lato del ring, nell'altro angolo, uno dei fautori innanzitutto dell'ingresso a livello nazionale del subuto tradizionale come agonistico, nonché uno delle stelle del subuto tradizionale e uno che si è tolto tantissime soddisfazioni anche nel calcio da tavolo. Un onore avere con noi Pierluigi Signoretti. Ecco. Ciao. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera a tutti tranne uno, eh. Dove stai in cantina? Dove stai? Io sto dentro una caverna nella barca su tutto. Io c'avevo paura questa sera perché lui, voi non sapete che dove abita lui, non c'è la fibra, no? E io ci ho avuto paura fino all'ultimo che si faceva sta cosa. Ho detto, ma chissà chi ci manda la posto tu all'ultimo. Allora mi aspettavo che non arrivava tuo fratello, sono iniziato a quattro. Ci abbiamo un criceto tradizionale, eh? Sempre tradizionale. Che stai guarda, Stefano, non stai? Litigano subito, litigano subito. Ma senti una cosa, ma stai vedendo la roba? Ha cambiato qualcosa, ha cambiato Carmine. Cioè, non c'avevi i capelli così. Ha cambiato tutto rispetto a ieri. Sono i pensieri, bravo, ho tutto tagliato. Pier, invece, li tiene ancora i capelli nonostante quello che Carmine gli ha fatto passare nella partita di subuto tradizionale. Mamma mia, mamma mia. C'ho bisogno di un'equipe e psicologi dopo. L'ho gestita la grande, l'ho gestita, ragazzi. Quel è un grande giocatore. Notte. Eh? No, ma lui è il mio motivatore, eh? Cioè nel senso lui mi ha fatto ricredere sulle mie capacità da portiere, capito? Dunque, io lo ringrazio ogni giorno per questo. Ormai, no? Ti giuro, non riuscivo, sai quando l'ansia proprio, era l'ansia, non segno, non segnerò mai, tamela parava, grande. E lui con Giorgio ha parato, peraltro, con quel portiere riusciva a parare. Secondo me in quel caso ha giocato proprio male lui, su quel campo che non andava, si innervosiva, faceva la telecronaca mentre giocava, infatti è un fenomeno, parava, giocava e faceva la telecronaca. Sì, poi ho fatto un po' di tutto, diciamo. Però zero titoli. No, qualche titolo l'abbiamo vinto noi, ma lui l'ha vinto anche grazie a me, perché se non c'eravamo noi, mica giocava a Budio, perché Carmine
poi quando ci siamo sentiti, perché c'è un buon rapporto con Carmine, anche perché mi manda i fiori, le lettere d'amore, cioè lui è di fatto anche le cose intime, lui mi ha detto che si è divertito un mondo a giocare a Subbuteo. Che se proprio la parola mi sono spaccato, proprio ha detto. Ma infatti sicuramente io sono appassionato di Subbuteo tradizionale, oltretutto. La parola tradizionale, diciamo, è un nome che non è così proprio bella. Come le chiamate? Come le chiamate? Noi ci chiamiamo eroi quando giocavamo. No, a me piace molto, poi purtroppo. Già quando hanno fatto la pubblicità della trasmissione, che ci hanno scritto il passato, già me l'ha preso Dio. Un po' d'attacchi. Ha scritto il passato e il futuro. Il Subbuteo e il calcio tavolo, ma loro l'hanno fatta apposta per mettere subito zizzania. E che ci stiamo a fare? Ma un giocatore forte a Subbuteo è anche forte a calcio da tavolo? A chi lo chiedi? A tutti, uguale. Prima a Carmine. Allora. Prima a Carmine. Secondo me sì, anzi, io vedo parecchi ragazzi che giocano a calcio da tavolo che, quando si cimentano, diciamo, nel Subbuteo tradizionale, oltre a divertirsi perché trovano, diciamo, queste differenze sul regolamento, però mettono del loro, no? Mettono la loro impronta, la loro capacità, e secondo me riescono pure in maniera molto più rapida a fare determinate cose. E credo che l'inserimento di questa del tradizionale anche un di buon auspicio anche per alimentare, diciamo, anche le presenze di chi, diciamo, del calcio a tavolo limita solamente a andare a fare alcuni tornei, no? In conseguenza secondo me sì. Pierre, te che dici? Io dico che chi gioca a calcio a tavolo è molto bravo a calcio a tavolo, cioè può essere una pippa a giocare su Subbuteo, questo è fuori dubbio, però non è detto che chi sia fortissimo a calcio da tavolo venga a giocare a Subbuteo e vinca semplice, cioè non è successo, anche i numeri lo dicono, quindi sicuro tatticamente chi è forte a calcio da tavolo ha un vantaggio, perché rispetto al subbuteista classico tatticamente è più avvantaggiato, però non è un calcolo proporzionale, cioè non è detto che chi sia un fenomeno di là sia un fenomeno anche di qua, sicuramente è forte, ma non è detto che sia un fenomeno. Al contrario, il calcio da tavolo credo che per noi subbuteisti rimanga più complicato, soprattutto per lo scivolamento delle basi, soprattutto in attacco. In attacco noi siamo abituati, essendo la base un po' più stretta, scivola meno, quindi quando colpisci la palla l'omino si ferma prima rispetto al calcio da tavolo. Questa è la difficoltà che noto. Li devi lanciare come Luca con l'angelo. Esatto. Beh, secondo me anche dal gioco, io ho giocato contro Luca e Luca è fortissimo anche a Subbuteo, e poi mi ha dimostrato Luca una cosa che secondo me vale molto di dei titoli: il saper perdere, perché la cosa più complicata del gioco non è tanto vincere, perché a vincere siamo capaci tutti. Io peso le persone quando magari le batto, e anche grandi campioni che dimostrano che di fatto la sportività quando perdono secondo me è una grande cosa, non son tutti così. Ma quando li batti te, grandi campioni? Uno per sbaglio. A Subbuteo però non mi hai mai battuto tu. Una volta. Zero gol. Non ho letto. Pietro, il tuo amico Lucchesi, c'è Nico Lucchesi che apprezza il fatto che hai messo la maglia della Lazio. No. Tanto io ragazzi, non, cioè, una volta guardavo il calcio, ma non lo guardo più ormai da anni, ormai gioco a Subbuteo e calcio tavolo e guardo ogni tanto il basket, non mi interessa più il calcio, è superato oramai. Io non lo smetto ancora. No, non ce la faccio più, ragazzi, c'ho il fegato rovinato, quindi che devo fare? Però ragazzi, salutiamo tutti i nostri amici giovettini che stanno online. Sì, ce ne sono tanti e parecchi. Dai, omaggiamoli tutti. Una domanda
una domanda provocatoria a Pierre, perché te Pierre lui non parli quando giochi? Ti chiede. Non ho capito. Te ti riferivi alle telecronache famose di Carmine, no? E lui ti dice, ma pure te parli. È un bel chiacchierone. Ma non lo so, io di solito me la prendo con me stesso, di solito. Diciamo che quando ci sono magari delle ingiustizie e noto che parlano gli altri, non è che sto zitto, perché poi è difficile stare zitto, perché io c'è campo, faccio rappresentante, se non parlo mi moro di fame, quindi mi devo allenare pure a Subbuteo. Secondo voi perché esistono gli specialisti delle categorie? O se esistono, quali sono secondo voi? Proprio un giocatore che troppo più forte in una disciplina rispetto all'altra? Beh, cioè per esempio, secondo me Cafaggi, no? Che gioca con Leonardo, che a Subbuteo è veramente forte, a CDT probabilmente si diverte meno e magari gli riesce meno. Vero. Non lo so se Enrico Frisone, che è uno specialista proprio del Subbuteo, ci ha mai provato a giocare a calcio tavolo, però se qualcuno, per esempio Enrico, è uno che arriva sempre in fondo ai tornei, e voglio dire, nell'ultima Coppa Italia ha battuto Flamo, arriva sempre in fondo, è uno specialista. Molti ritengono che arriva sempre in fondo, arrivano sempre in fondo questi qua perché non scendono a giocare quelli di calcio tavolo forti, è vero secondo voi? Ma io mi ricordo una Coppa Italia, insomma, che c'erano quelli forti, quindi uno sta in alto a destra e c'erano. In realtà c'eravamo tutti, in realtà. A quella Coppa Italia c'eravamo tutti e cinque, mi sa. Quale? È vero. No, io individuo. Quest'anno? No, l'anno. Tu perché siamo con Frisone, ca? Sono scioccato. No, io no. No, trovato. Leonardo forse non c'era. Allora c'eravamo io e Carmine, c'eravamo. Io per esempio io ho giocato con Leonardo a Subbuteo tante volte, l'ho visto che era piccolino, quindi l'ho visto nel mondo old a giocare, perché io ho frequentato il mondo old dal 2012 al 2014. Poi mi hanno presentato questo mondo dove si giocava anche a squadre e nel 2015 abbiamo organizzato il primo torneo di Subbuteo e ragazzi è esplosa la passione, perché la differenza clamorosa poi tra il calcio tavolo e il Subbuteo è quella che inizialmente non c'erano gioco a squadre del Subbuteo, cioè parlo del Subbuteo di 20 anni fa, calcio tavolo, la federazione c'era il gioco a squadre e secondo me per come sono strutturati i club è stato un gran successo e sarà un gran successo, perché se non sbaglio nella Coppa Italia di Follonica, dove i ragazzi l'hanno organizzata in modo fantastico, su una bellissima, che ha vinto poi Fiamme Azzurre a squadre e Stefano De Francesco individuale, se non sbaglio c'erano 150 individuali e 34 squadre ed è, insomma, il Subbuteo è tornato nella FISCT in federazione dal 2016, dopo 3 anni questi numeri fanno paura ragazzi, fanno paura. Il torneo è quello più bello, secondo me il calcio da tavolo stavolta dovrebbe un po' copiare quello che facciamo noi del Subbuteo, secondo me. Proprio questo voglio chiedervi, però ti faccio prima la domanda inversa a te e poi faccio quella che tu a Carmine. Pier, c'è un aspetto del calcio da tavolo che vorresti venisse portato nel Subbuteo? Secondo me, vi dirò una cosa, l'educazione all'arbitraggio. Siamo noi subbuteisti nel calcio tavolo, siamo troppo giovani. Nel circuito old che io ricordo, insomma, gli arbitri quando c'erano non c'erano sempre, intervenivano solo nei dubbi e poi si parla molto tra subbuteisti. Nel calcio tavolo, nella maggior parte dei casi, il calcio torto Carmine, sì. I calcio tavolisti sono in silenzio e nella maggior parte delle volte sono più educati, quindi il subbuteista è meno abituato. Io credo che fanno pure parecchia più fatica nell'arbitraggio, nel senso nel tradizionale vedo che dopo un po', discorso anche di stanchezza, tutto quanto, si fa poco fatica nel riposizionamento degli omini, che poi sì, è difficile. Lo svolgimento dell'azione. Io ho visto pure il becca al volo, e proprio l'arbitro va proprio in difficoltà, cosa che invece nel CDT sì. Ha difficoltà nel vedere se è un fallo, se è un back, se è una palla da movimento, diciamo
sono un po' più circoscritti, invece nel tradizionale vedo proprio che si fatica. E poi ci sono altri due aspetti circa la storia, diciamo, dell'arbitraggio che io ho notato nei tre tornei che ho fatto come esperienza di subdirezionale. La prima cosa è che vi è ancora una certa confusione circa alcune regole, anche proprio la gente che magari gioca da tempo, ci sono un po' di inesattezze e di cose che infatti Pier mi diceva che su queste cose stanno lavorando. Un'altra cosa che invece non ho minimamente apprezzato nel tributo tradizionale da parte degli arbitri e che nel calcio da tavolo non mi è mai accaduto è che se due giocatori sono d'accordo su una decisione, l'arbitro deve ascoltarli. Invece nel tributo tradizionale l'arbitro è inamovibile. Mi è capitato più volte in un torneo di tributo tradizionale che l'arbitro diceva no, l'ho vista così, non mi interessa che siete d'accordo. Invece secondo me... Torniamo sempre nel discorso della, sai, nell'educazione e nell'esperienza, perché quando il calcio tavolista viene a giocare a Subudio è più abituato e più educato ad essere arbitrato. L'80% dei subudisti vengono dall'OLD, che io non denigro e ringrazio perché ci ha iniziato a far giocare. Poi magari sono successe delle cose e noi abbiamo dato spazio un pochettino più all'agonismo. Una parentesi, in futuro daremo anche un pochettino più forza amatoriale, questa è una parentesi che stiamo facendo. Però è proprio la differenza, proprio questa qui, l'educazione a non arbitrare e non essere talvolta presenti, però sta migliorando, insomma, rispetto all'inizio sta migliorando molto. Invece, per ritornare alla domanda di Andrea, Carmine, quale aspetto del futuro tradizionale porteresti un calcio da tavolo? Guarda, sicuramente il fatto che per me una regola che piace molto è il discorso del bancarbono, è molto interessante, perché comunque nel CDT c'è il discorso del fallo tattico volontario, non volontario, scusa, l'ho fatto a poco, cioè tutto, no? Nel senso anche il fallo di convenienza. Invece il discorso del bancarbono per chi produce gioco, credo che sia giusto inserirlo, quantomeno valutarlo, vedere in che modo, però questa è una regola fondamentale, molto, molto bella. Però credo, ha ragione Carmine, però credo che anche nel calcio tavolo ci sia dal regolamento quando uno si comporta in modo antipatico, ha ragione Carmine, noi che poi dal subito veniamo lì, l'entrata la facciamo proprio tatà e vai e tiri, il fallo in automatico. Credo che ci sia il fallo antisportivo nel calcio e che magari non viene applicato la regola. Sì. Succede sempre, perché quando gioca il CDT è molto più veloce, no? Purtroppo ci sono tantissime dinamiche che poi ti porta alla discussione. Poi andare sempre a capire se quello è stato fatto volutamente o è stato fatto perché comunque eri costretto a farlo per tanti motivi, poi si alimenta un polverone, non importa, perché poi il fallo è quello che viene fischiato più ogni volta che c'è un'entrata in aria. Invece nel subbuio credo che comunque le azioni di attacco ci sono meno problemi. Il problema è laddove c'è quello che dicevo prima, il riposizionamento degli omini, perché diciamo hanno fatto poca attenzione a vedere dove partiva l'omino, poi ovviamente il direttore diciamo protesta, dice no, sta un po' più a destra, sta un po' più a sinistra, muove a destra, e lì si crea diciamo il problema. Però questo, come dicevo, il bel lavoro non tenevo, sì. È normale che quando ricevi un becco al volo il difensore si fa il nome del padre. È un premio, no? Nel senso che attacca. Certo. Nel senso, se fa attacco, fa gol, tenta una giocata un po' più complicata, un po' più veloce, perché comunque giocando in velocità tu tenti una giocata un po' più difficile, diciamo. E una domanda del Pierre che viene da Cesare tra i commenti e ci chiede il motivo del successo del Subbuto del Subbuto in federazione, funzionale, credo sottintenda. Beh, il motivo, scusa, non ho sentito Miguel. Io no, ma è per Pierre. Ah, ok. Però il poi motivo del successo non ho capito, però il successo in federazione. Beh, lo riprendere. Partiamo da lì, insomma, e appunto organizzammo il primo torneo a Montefalco
dove noi avevamo il club dell'Old Subbuteo, e quando io entrai in federazione nel 2014, feci il primo torneo, io vidi questi tornei a squadre che, ragazzi, io venivo dall'Old e nell'Old non si parlava di federazione, giuro che io non sapevo che fosse un altro movimento. Vedevo poi queste basicate che scivolavano, che giochi a carne, vabbè, insomma, io in federazione vidi finalmente i gruppi che creavano gruppo, quindi il gioco a squadre aveva successo. Il circuito del Subbuteo, quindi parliamo di Subbuteo in questo momento, chiamiamolo tradizionale, i club ci sono veramente tanti club, e al posto di fare i tornei uguali, i club sono numerosi, e giocare a squadre è normale che vincere e condividere una vittoria da solo è una cosa, vincere e condividere con 4, 5, 6 componenti della squadra è più divertente. E quindi credo che sia stato proprio qui, oltre che il Subbuteo, voglio dire, è un nome storico ed è più facile prendere le persone, quindi probabilmente ci si gioca di più a Subbuteo rispetto a calcio tavolo. Io ritengo il calcio tavolo sia una nicchia della nicchia. E a Subbuteo, quando abbiamo lanciato questo progetto con io, Stefano, Michele, Bressi, tutti gli altri, Granato, ma non lo so, Giampaolo, tutti quelli che abbiamo iniziato all'inizio, abbiamo capito che giocare a squadre sarebbe stata la formula vincente. E infatti il primo campionato italiano a Livorno nel 2016 già fu un successo, per non parlare della Coppa Italia organizzata da Manucci, appunto Follonica. Siamo riusciti a raggiungere un numero che ci speravo, ma onestamente non mi aspettavo, ed è sempre un numero che sta crescendo, poi un numero che sta crescendo, e la gente si affaccia in federazione anche perché si gioca a squadre. Quando facemmo la Coppa Italia organizzata benissimo da Marinucci, io mi ricordo che c'erano ragazzi di Fidenza che venivano dall'Old e vennero per la prima volta a giocare in federazione, e vinsero, se non sbaglio, un finale, e c'è commozione, e quella per me è stata una grande gioia, vedere questi ragazzi che, insomma, persone di 30, 40 anni, 50 anni che si commuovono per un torneo a squadre, per me è stato veramente, parliamoci chiaro, un orgasmo. Quando parli così, Piero, mi fa venire un brivido, mi fa venire quando parli così. Questo è senza dubbio è l'aspetto che più, diciamo, invidio da calcio tavolista, principalmente al Subbuteo tradizionale, nel senso che nel Subbuteo tradizionale c'è un entusiasmo nettamente maggiore rispetto al calcio tavolo, e si traduce con un'enorme presenza di squadre che vengono ai tornei consapevoli del fatto che non passeranno il girone, e il numero di squadre che lo fa, e lo fa col sorriso, e che se vince un incontro fa una festa, è nettamente superiore rispetto alle squadre disposte a muoversi nel calcio da tavolo, che invece fanno il discorso: non vado al torneo a prendere gli schiaffi da questo, questo e quello. E invece l'entusiasmo del Subbuteo tradizionale è invidiabilissimo per quanto mi riguarda. Da questo punto di vista. Ma perché la mentalità, secondo me l'aspetto fondamentale del Subbuteo è che nella maggior parte dei casi i club nati dal Subbuteo hanno proprio un club, una sede dove si incontrano, dove condividono le cose, e dove magari si crea quell'amicizia di fatto più forte rispetto a uno che sta a Bologna, l'altro sta a Milano. Quindi c'è un discorso proprio di, secondo me, di amicizia più forte, che anche fare il viaggio insieme è importante almeno quanto il risultato del torneo. Questa è la mia idea. Poi una cosa molto bella che ho notato nelle loro manifestazioni, quando c'è il momento della premiazione, questa è una cosa molto bella, che nel senso alcuni club, anche se perdono da 3-4 ore, preferiscono, rimangono lì, aspettano, fanno le foto e applaudono, aspettano e vogliono vedere chi vince il torneo, cosa invece che da noi non succede. Fatto sta che noi nell'ultima competizione che abbiamo vinto, c'eravamo noi, c'era Andrea, c'era Renato, perché eravamo persi in finale noi. Nel senso, è stata molto brutta da raccontare, nel senso, una manifestazione importante dove comunque si celebra un trofeo importante, credo che in alcuni momenti meriti, diciamo, un palcoscenico differente, anche alla sconfitta, attendere chi vince per premiarlo.
tutti insieme, perché poi il questo gioco sì, io mi, è una ruota, mi no? Ricordo che quando hanno vinto la Coppa Italia eravate, erano proprio in tanti a vedere tutte, hanno tutti quanti applaudito. Ho visto squadre che avevo perso a mezzogiorno, sono rimasti fino alle 7:30 lì a farsi una parola, a batterci le mani. Comunque la cosa che ti fa vedere lì per lì, che quando poi sei abituato a prenderti la coppa, sempre felice che vinci, però la condividi solo con i tuoi compagni, di fronte non hai, hai solamente la squadra che ovviamente hai battuto, che no, la musica che è quella che poi è più emotivamente coinvolta, che è quella che sarebbe l'unica che non dovrebbe essere, perché in quel momento è dispiaciuta, è costretta a vivere lì per correttezza, per sfida, a batterti le mani, perché comunque lo sport è anche questo, e tutte le altre andarsene perché comunque non gli interessa, non gli frega niente, oppure perché è abituata a fare così, questo è evidente, cioè dunque credo che, spero che diciamo quando si riparta questo aspetto venga migliorato, perché non è, credo non sia per chi vince trovarsi in una situazione. Poi un'altra cosa da sottolineare secondo me se vi siete venuti a fare i tornei di subbuteo tra i grandi slam e la Coppa Italia, cioè veramente certe location sono veramente di alto livello, cioè per parlare quando abbiamo fatto a Roma Wimberom, a Genova su una location molto bella, per non parlare appunto sempre di Follonica, che quello stabile era fantastico. Secondo me anche le location fanno anche la differenza. Porta dietro quel concetto di signorilità legato al subbuteo negli anni 80. O sbaglio? Io non l'ho vissuto, Pier. Cioè che comunque... Ma cioè, guarda... Dici. Tutti pensano che io gioco a subbuteo da tanti anni. No, io nemmeno io l'ho vissuta. Io ho sentito i racconti. E devo dirti la verità. Si giocava in jeans, da quello che so. Non ho capito. Si giocava in jeans. Sì, ma noi vogliamo prendere quello che di bello era di quel subbuteo, ma dai racconti, insomma, dove c'era tantissima gente che seguivano, ci sono anche stati racconti in cui, insomma, si giocava a gomiti alti, dove c'erano anche tanti aspetti un po' troppo legati all'agonismo. Oggi secondo me c'è un buon compromesso, dobbiamo migliorare molto e dobbiamo cercare di capire che a subbuteo si gioca ancora tanto. Noi pensiamo che sia finita qui, non è finita qua. Per esempio in Toscana, dove ci sono, se non sbaglio, 18 club che giocano a subbuteo in federazione, cioè ce ne sono almeno altri 7-8 che giocano nell'oldo, che magari giocano, e tanti altri che giocano nelle camerette. Bisogna farlo sapere, e grazie anche alla vostra trasmissione, che secondo me darà spunto anche a tanta pubblicità, e riusciremo ragazzi, a spostarne. Ci salutano e ci seguono dal Perù. Dal Perù è una cosa grande. Pier, l'hanno fatto per te, appena ci rivedo. Beh, ma io, noi del sombrero ci andremo sicuramente ad allenarci in altura. Salutiamo e ringraziamo Davide, che a questo punto ha anche una domanda. Dice: in quale delle due specialità conta di più il materiale e in quale il gruppo? Chi risponde? Carmine. Bella domanda. Carmine, vai Carmine. Secondo te? Allora, il materiale si potrebbe fare una valore, no? Nel senso, nel CDT il materiale ha fatto la differenza. Perché comunque il materiale non ha livellato quello che sono poi le differenze tra i giocatori, ha abbassato, diciamo, il gap del livello. Invece comunque il materiale c'è sempre un punto interrogativo, passatemi il pensiero, nel senso ci sono alcune basi che vanno, altre che non vanno, altre che sono borderline. Dunque lì ci sarebbe ogni volta da andare a capire come mai una va, una non va. Quello forse è, diciamo, è un argomento in cui Pier dovrà mettere mano, nel senso, nel momento in cui si trova a un certo tipo di livello, capire realmente quanto una base sia base,
come la, quell'altra, basta. Invece nel centrocampo, io credo che il tocco comunque è la differenza, nel senso di più. Tutto capito. Aspetto mentale tattico nel centro d'attacco. Sì. Sì, stiamo giocando molto più veloce, molto più rapido. L'aspetto tecnico, tattico, mentale, secondo me fa la differenza. Invece nel tradizionale, stiamo giocando molto più lento, tu hai possibilità di valutare la giocata con più calma e capire come far come segnare, capito? Invece nel CD molto più rapido. Sì, la differenza alla fine è che nel calcio da tavolo non è che ci sono delle basi che ti danno un vantaggio rispetto all'avversario, invece nel subuto tradizionale questo accade, lo vediamo. Le basi che magari sono delle partite che se le giochi con squadre invertite, lui c'ha la base truccata, no? Io lui, a me, no, ma io mi trucco. Nessuno mi cade un mai. Io mi trucco. La sua era proprio truccata, cioè era una C8. Non segnava e non ha segnato, Lì vedi la differenza. No, io credo che la classe del CDT è, diciamo, la differenza. Io credo che Carmine possa fare al massimo il capitano, perché a livello proprio tecnico non ci capisce proprio niente, proprio zero, guarda, zero. No, la differenza tatticamente il calcio a tavolo è molto più complicato, ma a livello tecnico il gioco è il subbuteo. È normale che l'angolo è più cattivo, quello del subbuteo, quindi se a calcio tavolo la prendi sempre la palla. Sono un problema che al subbuteo delle basi con il portiere in porta, sì, cioè, tranne lui quegli altri sì. Quegli altri sì. Ma, onestamente, diciamo, il discorso del tiro, la percentuale di tiro in porta è gol su buco, tipo, no? Almeno questo sì, però voglio dire colpire la palla a calcio tavolo è molto più semplice. Secondo me il calcio da tavolo è molto più tattica e il subbuteo è molto più tecnica, perché il tocco, adesso voglio dire, chi ha un tocco pulito a calcio tavolo può giocare a subbuteo. Ci stanno certi giocatori che secondo me a subbuteo, se vengono a giocare a subbuteo, insomma, secondo me gli cascono tutte le miniature. Però questa è la mia idea, ragazzi, e sicuramente la fine del subbuteo è anche stata causata appunto dai materiali che si erano abbassati sempre di più. Il vero problema del subbuteo è proprio quello, sono i materiali, perché non si capisce se una base scorre più dell'altra, ci sta sempre un legato alla... Beh, ma noi abbiamo fatto una base regolare, se permetti, cioè è una partita passata in partenza, però molto spesso queste sono soprassedute, capito? Queste cose. Beh, noi abbiamo delle volte abbiamo tolto delle squadre anche a giocatori forti che magari a loro insaputa giocavano con delle basi che non erano assolutamente basi a loro insaputa. No, ma che ti devo dire, ragazzi? Quello che ci hanno detto. Poi può essere pure che uno che va al torneo, poi al torneo successivo ritorna con la base, perché quello succede, no? Nel senso... Guarda, c'è stata molta attenzione, delle volte però si dà sempre le colpe, no? Quando uno perde, quello c'ha la squadra taroccata. No, a Carmine non perde. Cioè, io a parte perdo mano, non stai parlando di me, uno. Cioè, tu sei troppo forte, sei. Pier, però io almeno potresti alzare a terra a Subbuteo. A Subbuteo, quantomeno il portiere lo volete alzare a terra. Perché ormai, per quanto... Dopo che colpisci lo... Sì, ok, ma io la metto la palla, io la leveresta, sì. Onestamente, perché guardiamoci in faccia, realtà non sono più le basi che c'erano originali, con le basi nuove, le dupe, le replay, anche Carmine riesce a alzare la palla, quindi dovremmo... No, ragazzi, la base questa è un'idea assolutamente diversa dalla realtà. La base più taroccata è la base originale. A me mi fanno ridere quando dicono ma tu giochi con la base originale. Le basi replica hanno una plastica estremamente più tenera rispetto alle basi originali, quindi la base originale è più facilmente taroccabile.
da poi smussare l'angolo. La base replica è quella. La base replica non è... quante volte io ho parlato con Chicco, mi dice, Chicco mi rispondeva, ma perché tu giochi con i giocattoli? Mi diceva sempre il sardo forte che c'aveva. La base da subbuteo è più facile perché c'è il piombo dentro. È incredibile, affascinante, ma ancora che giochi con i giocattoli. Grande Chicco. Sì, però fatto sta che c'è comunque una percentuale di giocatori che adesso alza la palla che è piuttosto alta. Secondo me, beh, è il momento di mettere ragazzi, secondo me chi vuole giocare a subbuteo è anche innamorato del subbuteo, di quello che era il calcio. Se uno vuole giocare a calcio a tavolo, che vuole alzare il portiere, gioca a calcio a tavolo. Perché poi, oh, proprio sulla partita con Carmine, io non è che dico non sono stato capace di alzare la palla, oh, e lui me la parava, eh. E voglio dire, perché poi le cose gli dico sempre, non è stato scorretto come qualcuno che è partito già alto, lui me la parava. Quindi se sei bravo, io sotto col portiere solamente scarso, non sono capace, però ma anche lo stesso Leonardo, quante volte ci ho giocato? Con l'istinto va, io sono ingessato. E ne pensate invece di Cesare, che andrebbero organizzati con l'assegnazione delle squadre prima del torneo, quindi con tutte squadre sostanzialmente uguali o comunque date dall'organizzazione? Date dall'organizzazione. Beh, appunto, ritorno a quello che avevo accennato qualche minuto fa, dicendo che abbiamo parlato con i ragazzi della commissione e altre cose. In futuro, ma già dal futuro prossimo, ci saranno dei tornei propaganda dove, perché no, monomateriali. Ma già nell'oggi, per esempio, mi ricordo che a Montefalco facevamo un torneo con 64 squadre presi dalla Santiago, dove io tra l'altro vinsi il finale con un certo Red Devils che non è altro che Lauretti, perché nell'oggi si davano tutti questi nomi particolari. E ordinammo 60 squadre Santiago tutti uguali e arriviamo lì. È una bellissima idea. Poi c'è qualcuno che non si era presentato a giocare perché non giocava con le sue basi, però non ci interessa, perché il subbuteo poi è bello pure, insomma, fare quei tornei a tema, che è anche bello molto, secondo me, è un giocatore, la squadra, no? Quindi ha vinto il Manchester United, ha vinto il Napoli. Capito, è anche bello. Ho capito. Sì. Ma è giusto fare la Coppa Libertadores, la Coppa Campioni, il campionato inglese. Sì. Ci stiamo studiando sopra, ma ci saranno tante cose che se dovessero andare in porto, cioè, parliamo di tornei promozionali, parliamo anche di agonismo con tornei internazionali e perché no, magari qualcosa di ancora più grande. E le idee ci sono tante, perché è forse anche più facile organizzare cose nuove nel subbuteo rispetto al calcio tavolo. Forse questo è più facile. E questo sì. Pierre, voglio fare il mondiale a Roma di subbuteo. Questo in teoria non l'ho scritto io, per fortuna l'hai detto tu, qualcuno altro l'ha scritto. C'è in progetto anche questo. C'è un'idea di organizzare un circuito prima internazionale e perché no organizzare un mondiale a Roma bastonando tutti i campioni del CDT. Vabbè, ma se fanno un campionato le 5 più forti di calcio da tavolo, le 5 più forti di a subbuto tradizionale, nelle prime 5 di subbuto tradizionale quante ce ne sono? Beh, se tu prendi, per me per esempio Leonardo è uno che viene dal subbuteo, non viene dal calcio tavolo. Ah, Livorno sta con subbuteo. Livorno, Sombrero sarà del subbuteo. Direi di sì, voglio dire, lui fa lo spiritoso, ma a noi ci mancava Funaro, Carmine faceva lo spiritoso, ma Carmine in quella partita lui la... A lui mi mancava Volantino. L'ha vinta perché siamo educati, ma te pare che questi arrivano da lontano, quello dalla Spagna così li batte. Noi siamo persone, noi del subbuteo siamo molto più educati. Sì, ma te in finale perché al Livorno non vince. Mi dica la verità, tanto c'è sempre nessuno. Non segnava. Più che fare un dritto, cioè, da solo stava, lui e il portiere, che stava sbagliato a prendere il sole. Non segnava mai.
cioè io lo mai mai perché tu fai i suoi follower lì che lo guardavano, comunque io lo fascino. No, io a parte credo che siano due bellissime discipline e se ti piace una non ti può far schifo l'altra, perché ragazzi, sì, fidatevi che in altre parti c'è veramente una guerra di religione. Stiamo parlando di due giochi belli, sempre il subbuteo, un po' differenti, ma ben. Per me è sempre il subbuteo. Sì, sì, ma la chiamiamo come te pare. Per me, voi siete un po' dei curling e noi siamo un po' di subbuteo. No, io vedo queste due... No, lo sai cosa vedo? Queste due discipline, come lo sci. Lo sci c'è lo slalom gigante, il super G e la discesa libera. Sono discipline un po' differenti. Poi c'è lo specialista della discesa libera e c'è lo specialista dello slalom gigante. Per esempio, Carmine stasera è lo specialista dei shampoo. Guarda che shampoo che si è fatto con questi capelli. No, le volevo fare una sfogliatella con l'acqua, Pier. Però non veniva. Oh ragazzi, io ci ho messo un bigodino qui, ci ho messo un'ora e mezza a farlo prima della diretta. Ma io lo sai che basta poco per farmi il brio. Sì, fra me, anche se le voci dicono in Coppa Italia, insomma, che è andato col capitano di una squadra di emiliana che tu dicevi, sentivano che fammi un becco al volo in bagno. No, era fammi un'istruzione. Lo sai, il giocatore con te, vado, Pier. Grande. Ragazzi, per chiudere, domanda provocatoria. Vai. Strano. Prima Carmine, mi senti? Vai, caro, un minuto. Vai, qualsiasi cosa. Per me, secondo te, ricordati. Ma non ti sento bene, c'è un attimo un po' craccato. Per me sei come il Papa, mi puoi chiedere qualsiasi cosa. Io sono Pippo Papu, il tuo Pippo Papu. Vai. Come il Papu. Allora, il CDT, calcio da tavolo, è meglio del futuro tradizionale perché? Completo la frase. Perché comunque in questo momento è più completo e molto più professionale e molto più vicino allo sport. Cerchiamo noi tanto di identificarci. Pier, il subbuteo tradizionale è meglio del calcio da tavolo perché? Ma secondo me è meglio del calcio da tavolo in Italia in questo momento solo per i numeri, perché poi a me piace anche il calcio da tavolo, ma solo per i numeri è meglio del calcio da tavolo, perché magari qualche domanda la farei ai calcio tavolisti perché state diminuendo e invece i subbuteisti stanno aumentando, quindi qualche domanda me la farei. Se vogliamo provocare, provochiamoci. È perché a voi piace anche perdere, quella è la cosa. Quello, bravo, ha risposto. Io non volevo rispondere perché era da parte, però la risposta è una cosa molto bella che ripeto, lì da voi è la cultura della sconfitta e l'approccio alla sconfitta in maniera differente di come c'è nel CDT. CDT si perde, purtroppo 9 su 10 c'erano del culo tutti, e nel momento in cui si perde la partita, gran parte della volta la giornata è sbagliata, cosa nel subbuteo invece quando si perde vedo subito che c'è la voglia di giocare tra di loro, no? Si mettono in campo e continuano a giocare e dimenticano subito quello che è accaduto. Questa è però questo non significa che i subbuti sono più corretti sul campo. No, quello ormai, però diciamo ma è sempre sull'arbitraggio, dai, diciamo così, hanno più difficoltà nel gestire alcune dinamiche di gioco. Corretto o scorretto, adesso non ne vai, non sono più corretti, non sono più scorretti, questo non mi sento di dire. Ci si ha più difficoltà nel gestire le partite con l'arbitraggio, dai. Poi ne fanno quel fatto che casca, diciamo che la misura, come si fa nella miatura, come viene riposta sul campo, la salute, l'arbitro, ancora non si è capito bene chi fa quelle cose, capisci? No, il regolamento era chiaro, adesso lo stanno migliorando, anche perché ragazzi era un lavoro importante, cioè voi vi dimenticate sempre che nel calcio tavolo la federazione c'è dal 2099, non so manco da quando c'è, 95. Dal 2016, 95. Ecco, dal 95, parliamo a sto punto di
25 anni, no, che si gioca da Subbuteo in Fischt, sono tre anni e mezzo, cioè ci vuole un po' di tempo anche per educare i giocatori nuovi ad arbitrare, perché anche perché poi il numero aumenta in modo vertiginoso, quindi magari quello nuovo è meno abituato, è più facile incontrare degli arbitri secondo me magari nel girone che sono meno educati, ma poi quando vai a giocare gli ottavi, quarti, semifinale, l'arbitraggio è ottimo. Ma è vero che a quelli del Subbuteo nazionale gli stanno sulle palle con il CDT? Io personalmente no, a me mi stanno sulle palle. No, a te, non a te. No, non credo. No. Anche perché come ha ricordato prima Carmine, quando sono venuti e hanno vinto la Coppa Italia, c'era molta gente a festeggiare, a vedere giocare, che ne so, un Simone Bertelli, che ritengo il giocatore più forte in assoluto a Subbuteo, quindi molta gente che stava lì per guardare, e questo è stato una bella cosa. Dai, su. Direi che siamo arrivati. Chiudiamo, diciamo, con... ricordando a tutti quelli che ci hanno seguito lo spirito di questa serata, che è sicuramente goliardico, per scoprire questi due mondi. Ci sembrava il modo migliore per farlo in maniera provocatoria. Detto ciò, come diceva Pier, sono due discipline differenti. La cosa bella è proprio questa, che uniscono comunque la passione, sono unite dalla passione per il Subbuteo, che è a 360 gradi, ed è una che tutti noi abbiamo e copiamo, ed è quindi giusto che ognuno giochi a quel che gli va. Questo sarà sempre e dovrà essere sempre così. Detto ciò, anche perché le battaglie tra poveri in un mondo come quello del Subbuteo sono inutili. Secondo me bisogna arrivare tutti dalla stessa parte e rispettare ognuno le proprie preferenze, rispettare le decisioni degli altri, senza girare lo sguardo, come dice Maurizio, quando uno dice che gioca a calcio da tavolo piuttosto che a Subbuteo. Ognuno fa come vuole e come crede, e può anche provare la doppia disciplina, come hanno dimostrato le Fiamme Azzurre vincendo la Coppa Italia, ma non succede nulla. Il gioco non è... il fatto è che molto spesso, secondo me, le persone si attribuiscono i giochi come se fossero solo loro. No, non è tuo e non è nemmeno mio, è di tutti. E questo è il concetto. Dobbiamo capire che il Subbuteo di tutti non è di... sì, ma assolutamente, dobbiamo togliere le sigle e pensare che chi parla di Subbuteo fa bene ovunque. Quindi grazie anche a voi che vi state impegnando molto. A voi tre sopra, perché quell'altro si sta impegnando poco questo periodo, non gioca mai, da quello che mi ha detto. Allora, ricominciamo. Detto ciò, voi ci accompagnate anche nella chiusura, diciamo tra virgolette definitiva, della prima stagione della Subbuteo TV. Sono state 8 puntate spalmate in 2 mesi. Ringraziamo tanti ospiti che ci hanno seguito, tutti quelli che hanno avuto il piacere di passare il tempo con noi in diretta. Stavolta ringrazio tantissimo Carmine, che addirittura si è dovuto portare il computer a casa per essere connesso con noi. Ringrazio per Luigi, che ha dovuto ingaggiare il doppio criceto per avere una connessione decente e ci è riuscito solo in parte. Ringrazio Leo per il grande sforzo che ha avuto in questi 2 mesi, il lavoro background che molti magari non hanno visto, e il nostro giornalista Miki, che si è vestito e svestito da giornalista, marketer e tantissime altre cose che voi neanche potete immaginare. Grazie a tutti quanti, veramente. Grazie a tutti, soprattutto a chi. Grazie a te, assolutamente. È stata veramente una stagione bella, un bel esperimento è stato, dai, che ci ha anche tenuto, soprattutto compagnia, in un periodo non del tutto semplice, diciamo così. Andiamo via? Assolutamente, siete stati molto bravi. Molto bravi. Ma non andiamo via. Respirava ancora il panno verde quando stavamo qua. E vi ricordo, non scompariremo, ne vedrete delle belle. Bene. Sicuramente ci sarà una seconda stagione, dai, possiamo dire sicuramente. Sperando di farla in momenti in cui ci sono anche tornei. Va bene? Speriamo. Un abbraccio a tutti quanti e buonanotte. Un abbraccio, ragazzi.